Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi parleremo del perché i computer francesi ad 8 bit non giunsero mai sul mercato italiano dal 1982. In Italia, all'epoca dei computer ad 8 bit, giunsero in Italia gli americani Commodore ed Apple, poi anche Atari, quindi anche il britannico Sinclair. Molti computer britannici non raggiunsero mai il mercato italiano, e nemmeno i computer giapponesi ad 8 bit ebbero a raggiungere il mercato italiano. La Francia è sempre stata un paese vicino all'Italia, si pensi a quante auto francesi Renault, Peugeot, Citroën, Simca, Talbot ebbero a circolare in Italia e circolano tutt'oggi. Stranamente, però, nessun computer francese raggiunse mai il mercato italiano. Cerchiamo di capirne facilmente il perché. Il Thomson T07 fu uno dei primi home computer made in France, che furono commercializzati dal 1982 al 1984. Era equipaggiato con un Motorola 6809 da 1 MHz, 8K di RAM, 4K di ROM. La tastiera era plasticosa a membrane, con una cartuccia inserita poteva processare il BASIC. Aveva una risoluzione video di 320x200 a due colori. Inoltre era dotato di SCART. Più che un home computer era un ibrido tra un home computer non ancora completo in quanto non aveva il BASIC e una sorta di console di gioco pronta a processare i giochi che però non aveva giochi. Costava circa 3.750 franchi e furono prodotti 40.000 pezzi solo per il mercato francese. Il Matra Alice del 1983 era un altro home computer francese equipaggiato con un Motorola 6847 da 1 MHz, aveva 4KB di RAM con una ROM da 8K con il BASIC Microsoft incluso. Poi aveva una presa per essere collegato ad un registratore, una presa parallela, una tastiera scarsamente ergonomica che ricordava vagamente un po' il bidone del PET Commodore. Poi il Matra Alice aveva un vano di espansione e un'uscita SCART Video PAL ed era di fatto un clone del Tandy computer americano. Non ebbe successo commerciale il Matra Alice anche a causa del fatto che c'era poco software rintracciabile e la scarsa ergonomicità della tastiera non aiutò ovviamente la sua diffusione. Il Thomson M05 fu un vero home computer prodotto dal 1984 sino al 1986. Era dotato della CPU 6809 ad 1 MHz con 32K di RAM e 16K di ROM con il BASIC Microsoft, un array grafico da 320x200 pixel a 16 colori, oppure aveva 40 colonne per 25 righe di testo. Aveva tastiera, alimentatore esterno e nel case con la motherboard sotto la tastiera c'erano due porte parallele, un'uscita video in PAL con la SCART e poteva essere collegata ad un registratore. Questo non arrivò mai sul mercato italiano. E veniamo al Thomson M06, fu introdotto in Francia nel 1986, ebbe scarso successo. Fu dismessa la sua produzione nel 1989. Il noto Thomson M06 giunse in Italia rimarcato come bidone Olivetti PC128 nel tardo del novembre del 1986. E obiettivamente il PC128 ai primi del 1987 con il registratore, ecco, era hardware completamente inadeguato. Sarebbe andato bene per i consumatori dal 1982 ed anni successivi, ma non era hardware proponibile per il 1987. Ora, nessuno dei computer francesi giunse in Italia a parte il Thomson M06 alias PC128 Olivetti. È probabile che i cugini francesi della Thomson e Matra si resero conto che obiettivamente i loro home computer erano largamente inferiori
Commodore VIC-20, Commodore 64, MSX, Acorn Master, BBC, Amstrad, CDC-464, anche allo stesso Sinclair ZX Spectrum, oltre che alla prolifica famiglia Apple II, per cui è ragionevole e logico immaginare che i francesi nemmeno abbiano mai pensato di portare in Italia i loro primordiali home computer. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.